Fatta che questa. Con questa inaugurazione, con questo pontile, noi andiamo praticamente ad ultimare, a parte il pontile degli Scalzi, i cui lavori cominciano in questo mese, andiamo ad ultimare quello che in realtà avevamo previsto dopo la tragedia del dottor Vogel. Quindi un raddoppio dei pontili finalizzato a diminuire l'impatto sui tempi di percorrenza e quindi cercando di snellire un pochettino le operazioni di imbarco e sbarco e soprattutto di porre rimedio alle coincidenze che il singolo pontile inevitabilmente pone, che sono un ulteriore rallentamento rispetto ai tempi di percorrenza. Il raddoppio del pontile eviterà quindi code di vaporetti che in una via d'acqua stretta e frequentata come il Rio di Canareggio presentavano alcuni problemi sotto il profilo della sicurezza, oltre ad allungare i tempi di percorrenza. I nuovi pontili dell'approdo delle Guglie sono inoltre tra i primi a beneficiare delle nuove autorizzazioni per sostituire i pali portanti dei pontoni con nuove strutture in acciaio al posto del legno usato precedentemente. I pontili in legno sono fragilissimi, spiegano da AVM, e gli oltre 1000 pali piantati in laguna devono essere sostituiti con frequenza, il che comporta costi di manutenzione altissimi. Ora finalmente potremo progressivamente sostituirli tutti con pali in acciaio. Complessivamente lo sforzo sostenuto in infrastrutture, quindi pontili, pontoni e quant'altro, è di quasi 5 milioni di euro. Di cui 2 milioni e 6 sono i pontili secchi da soli e poi ci sono tutto il lavoro dei pontoni.